qua. Sta condividendo il tuo schermo. Ok, grazie. Ok, anzi, mi vedono così. Ah no, l'audio l'avete già attivato. Abbiamo già attivato, okay. Abbiamo fatto una prova sulla condivisione. Sì. Perfetto. E allora possiamo cominciare. Bene, allora iniziamo. Buongiorno a tutti, a tutti, a tutto. Mi presento brevemente. Allora, devo dire che è una lezione che è nata su invito di Vittorio Morfino pochi giorni fa, no? Durante un consiglio di dipartimento in cui non, peraltro non ero neanche presente, in cui Vittorio ha deciso che forse sarebbe stato bene che venisse e raccontasse un po' della mia esperienza, del mio pensiero intorno a quello che in questo momento sta succedendo nella striscia di Gaza in particolare, ma più in generale in Palestina. E quindi insomma, così un po' in maniera convulsa abbiamo organizzato e oggi eccomi qua a raccontarvi un po' del mio lavoro e delle mie riflessioni rispetto appunto alla questione palestinese. Mi presento brevemente, mi chiamo Guido Veronese, sono un professore associato nel Dipartimento di Scienze Umane della Bicocca e il mio background, la mia provenienza disciplinare è la psicologia. Sono un psicologo clinico un po' al di fuori delle logiche, degli schemi della psicologia clinica diciamo mainstream, di quella dominante, cioè della psicologia clinica più di orientamento biomedico e psichiatrico, e invece un po' per una mia parabola, storia personale, forse più vicino a delle cornici che possono ricordare la psicologia sociale, non lo so se anche quelli però mi si attaglino completamente, sicuramente con grosse influenze interdisciplinari, però sono psicologo clinico e basta, no? Laurea in psicologia clinica, dottorato in psicologia clinica e il mio lavoro come psicologo clinico da quasi 20 anni appunto nel Dipartimento di Scienze Umane. Un po' per caso, un po' per delle mie questioni biografiche che possono andarsi a vedere sia in eventi di vita casuali, ma anche forse invece questioni biografiche che arrivano da tempi in cui probabilmente ancora io non esistevo. Un po' il mio lavoro, la mia parabola scientifica e intellettuale va a incrociarsi appunto con la Palestina. Vi do appunto un po' di spunti rispetto sia agli eventi biografici più contingenti e più invece alla mia storia trigenerazionale. La parte più contingente è che appunto andai a studiare nel 1992 a Padova, dove allora c'era forse l'unica facoltà di psicologia non era ancora neanche facoltà, era la facoltà di magistero, il corso di laurea in psicologia, e quindi mi mossi da Milano per trasferirmi come studente a Padova, fuori sede, e capitò appunto che, essendo titolare di una borsa di studio, andai a finire con il diritto allo studio in una casa dello studente, e studente diciannovenne, poco più che diciannovenne, sì, allora appunto negli anni 90 entrai in questo mega appartamento di 10-15 studenti. In realtà poi mi accorsi che vivevano in questo appartamento almeno 30 studenti, di cui io ero l'unico italiano, ero l'unico di nazionalità italiana. Tutti gli altri erano palestinesi, invece, erano tutti studenti che provenivano dalle più disparate parti della Palestina,
prevalentemente erano palestinesi israeliani che vivevano nei territori appunto del 48, però anche alcuni di loro invece provenienti dalla Cisgiordania, nessuno dalla Striscia di Gaza. Quindi lì fu il mio primo impatto con la cultura, la storia e la vicenda palestinese, che però lasciai anche un po' lì, no? Vissi per 2 anni nella casa dello studente, poi invece andai a finire in altre situazioni, di case occupate, militanza nei centri sociali e quant'altro, quindi mi spostai un po' dalla Palestina, che rimase sempre un po' lì, no? Insomma, nella parte militante, ma lasciai un po' questa piccola Palestina a Padova, insomma. E quindi questa è la prima motivazione. La seconda motivazione forse è quella più forte, più cogente rispetto appunto poi alla mia scelta di entrare sia scientificamente che intellettualmente, che poi anche forse, ma anche se più marginalmente, in chiave più di attivismo nella questione palestinese, è la mia storia personale. Storia personale che è sicuramente una storia fortemente condizionata dalla guerra, fortemente condizionata da quelle che sono le conseguenze della guerra sulle persone, no? In quanto appunto sia da parte di madre che da parte di padre nacqui in famiglie fortemente condizionate, l'una, la famiglia di mia madre, dalla prima guerra mondiale, quella di mio padre invece più dalla seconda guerra mondiale. Infatti mia madre è di origine friulana della zona di Caporetto, e mio nonno era un bambino di guerra, appunto della prima guerra mondiale, no? Della guerra del 15-18. I pochi racconti di mio nonno, non raccontava tanto di quello, probabilmente entrarono molto nella mia carne, nella mia pelle, nel mio sangue, no? Ed erano quei racconti che oggi chiaramente trasliamo in un mondo tecnologico totalmente differente, sono quei racconti di guerra, dei bambini di guerra, molto simili a quelli che si incontrano appunto nella storia, nella Striscia di Gaza. Sofferenza per la fame, diversi dei suoi fratelli e delle sue sorelle morirono di fame durante la prima guerra mondiale, e lui a 9 anni migrò col padre per andare a lavorare a Marcinelle in miniera. Cosa successe? Che poi a Marcinelle, a Parigi, suo padre lo perse il proprio figlio, non si sa se nella storia, nella narrativa di mio nonno, un po' così casualmente, forse invece il padre decise di lasciarlo a Parigi, e mio nonno restò fino ai 30 anni come appunto bambino superstite della guerra, cresciuto da persone parigine a Parigi, per poi tornare a 30 anni in bicicletta ad Azzano Decimo, appunto il suo paese d'origine. E lì non trovò più nulla, la guerra aveva distrutto tutto, la fame continuava anche dopo la guerra, e il padre era andato a finire dal Belgio agli Stati Uniti, appunto alcuni dei suoi fratelli e delle sue sorelle erano morti di fame, per cui poi lui scelse di partire, e poi la storia continuò a Milano, dove nacque mia madre e poi dove nacque io. La parte di padre invece fu una storia un po' più complicata. Mio nonno paterno scelse la parte sbagliata della storia, era un militare fascista, un gerarca fascista. Alla fine, durante la seconda guerra mondiale, una delle sorelle di mio padre morì per tubercolosi, come tanti altri italiani. Alla fine della seconda guerra mondiale, mio nonno fu incriminato per crimini di guerra e fu incarcerato a San Vittore per qualche anno, 2 o 3 anni, non ricordo. Perché, insomma, venne verificato che non ci furono grosse questioni di crimini di guerra, venne rilasciato, ma da allora diciamo che un po' la sua vita fu
fortemente segnata da questi eventi di guerra. Quindi no, vedete che tanto all'incrocio materno che paterno arriva in me, come dire, no, un'impronta, una norma che in qualche modo mi spinge quasi naturalmente ad affacciarmi a situazioni, a condizioni, a contesti dove la giustizia sociale, dove i diritti umani e dove la violazione dei diritti umani e l'assenza di giustizia sociale dovuta a condizioni di guerra sono fortemente rilevanti. No? Ci vado quasi, come dire, no, spinto da un mio mondo emotivo subconscio che mi porta in qualche modo a cercare di mettere insieme diversi pezzi frammentati della mia identità ferita da guerre che io non ho nemmeno conosciuto, non ho nemmeno visto. Ed è esattamente poi quello che succede quando, no, nel mio lavoro incontro persone che sono state colpite dalla guerra, incontro delle identità ferite, incontro delle identità frammentate, incontro delle sofferenze che nel caso palestinese sono sofferenze esperite, ma che per esempio nei palestinesi della diaspora non sono esperienze vissute direttamente, ma impresse nelle loro memorie, nei loro racconti che derivano appunto dal 1948 in avanti. Questa piccola premessa appunto che mi riguarda è un po' per raccontarvi ciò che prevalentemente quello che vi dirò oggi, sicuramente passeremo anche attraverso numeri, fatti, considerazioni, riflessioni e scritti, ma prevalentemente sono i miei movimenti emotivi. No? Quando parlo di queste cose mi emoziono proprio perché appunto risuono per la storia che da 20 anni a sta parte in qualche modo mi porta a condividere spazi, luoghi e emozioni appunto con le mie colleghe, i miei studenti palestinesi, dall'altra parte per la mia biografia personale. Quindi questo subbuglio di emozioni mi renderanno sicuramente, insomma, rosso in faccia, un po' traballante nel mio parlare, però appunto è come se non ne potessi fare a meno. Quindi quando Vittorio mi ha invitato sono stato più che contento di rispondere un po' a questo invito. Proprio perché mi emoziona molto, cosa faccio? Di solito preferisco fare parlare altre voci rispetto alla mia e uso nelle mie presentazioni molto dei video, che però non si sono trasferiti oggi qua, tranne uno, no? Che ho girato io stesso. Avremo quindi modo di vedere un solo video che ho girato io stesso e che le tecnologie mi hanno consentito di proporvi oggi. E quindi niente, ci saranno meno questi video che appunto non sono passati dal mio computer a qua, e forse invece quindi un po' più le mie riflessioni e le mie emozioni. No? Questa poesia di Quasimodo è sicuramente lo stato d'animo che in qualche modo mi ha abitato, forse adesso mi sta abitando un po' meno, fin dall'inizio del conflitto contro Gaza del 7 ottobre, della guerra contro Gaza del 7 ottobre. Ed è appunto una poesia appunto che racconta dello stato d'animo dell'intellettuale, della persona che in qualche modo dovrebbe diventare portavoce di idee, pensieri, ma che davanti a tragedie di questa portata fa molta fatica. No? Quindi alla mia emozione trigenerazionale, alla mia emozione per i contatti che ho avuto negli ultimi 20 anni con questi amici e amiche palestinesi, si aggiunge tutta la fatica invece del momento, di quello che sta succedendo in questo momento, un qualcosa che lascia senza parole, che lascia senza commenti, una tragedia delle singole persone, ma poi anche appunto ancora di una volta, no? Una volta di un popolo che
annichilisce, ci metterebbe appunto in quella condizione d'anima di appendere le nostre cetre alle fonde dei salici e stare zitti, non dire più niente. Non è soltanto la mia condizione, è la condizione di tante mie amiche e miei amici che lavorano in Palestina e che in questi giorni rimangono senza parole. Rimangono senza parole per diversi motivi, no? Qua voglio appunto presentarvi alcune delle persone tra le più care che sono lì adesso nella striscia di Gaza con la loro vita appesa a un filo, colleghe e colleghi. Alla Jarada, è uno psicologo clinico con cui ho lavorato per tanti anni, e l'amico fraterno di cui ho perso le tracce nelle ultime due settimane. Avrei la possibilità forse di raccogliere qualche informazione dalla sua famiglia, da sua figlia che adesso è in Egitto, ma è una giovane studentessa, immagino molto, molto provata dalla cosa, quindi faccio fatica un po' a sentire. Non ho cattive notizie rispetto a lui, quindi si spera che tutto stia andando bene. In alta destra invece davanti al Makluba, che è una delle pietanze simbolo della Palestina. Makluba significa rivoltata, ribaltata, no? Si prende il riso, si mette insieme, poi si gira e prende questa forma rivoltata. Abbiamo Marwan Diab, che invece è riuscita a uscire perché ha una dual citizenship, è anche canadese, e quindi dopo lunghi giorni, più di un mese di attesa, di chiusura, di bombardamenti anche dei confini, sua sorella mentre stava cercando di uscire, andare in Egitto, è dovuta poi scappare perché proprio in quel giorno i confini di Rafah vennero bombardati, mentre loro erano lì, sono vive per miracolo. Alla fine Marwan riesce a uscire con suo figlio, adesso è fermo in Egitto, bloccato in Egitto, potrebbe andare in Canada, ma ha lasciato la sorella, ha lasciato la famiglia lì e quindi non ce la fa a lasciare l'Egitto. È in attesa di capire quando se lo faranno rientrare a Gaza. Sotto abbiamo Nijrin, Rosianne e Salsabil, che sono tutte e tre assistenti di ricerca, mi assistono con il Gaza Community Mental Health Program, con cui io collaboro, è l'ONG locale con cui collaboro strettamente da 14 anni. Prima ho lavorato invece per esempio per il Remedial Education Center, dove lavoro ancora oggi, alla Jarada. Una delle mie scelte è stata, salvo qualche piccolo episodio, perché volevo continuare a lavorare e dare continuità e quindi accettai di lavorare per delle ONG internazionali, per mia scelta preferisco lavorare con delle ONG locali. Quindi Rosanna, Salsabil e Nijrin sono mie assistenti appunto durante i miei viaggi per quanto riguarda la parte più di ricerca. Non ho notizie da settimane di Rosanna e Salsabil, mentre siamo più in contatto con Nijrin, la quale non ha una storia facile da raccontare. Sono scappati a Rafah, la famiglia del marito è stata completamente sterminata, bombardati e completamente sterminati. Quindi in questo momento, appunto, attraverso delle nostre conoscenze, dei nostri amici molto generosi e molto cari, il marito di Nijrin ha iniziato un percorso di sostegno per cercare di reagire a questi eventi drammatici. In mezzo la Palestina, no? Vedete questa roccia, è una roccia che ho trovato quest'estate quando mi sono ingaggiato per la prima volta nella ricostruzione di un muro a secco crollato nella casa di montagna dove vado, e tra le pietre che erano rimaste lì e uscite, quasi a ricordarmi che le mie emozioni e la mia casa è lì, è uscita una pietra che sembra assolutamente ricordare la Palestina storica. Vediamo un attimo. Ecco qua.
invece vengono le brutte notizie. Io insegno una volta all'anno in un corso di laurea a Gaza, sempre con il Gaza Community Mental Health Program e l'Islamic University, che hanno aperto un corso postgraduate dopo la laurea magistrale in Community Mental Health, in salute mentale di comunità e diritti umani. Io lì insegno una volta all'anno un modulo di terapia familiare, in quanto la mia specializzazione è in terapia sistemica familiare. Da anni lavoro appunto sia con terapeuti familiari dell'ONG e con questo gruppo di studenti. Dall'inizio della guerra, quattro dei miei studenti sono stati uccisi, sono stati uccisi con morte anche insomma molto crudeli, no? Per esempio, appunto, la sinistra Nermina, rimasta per più di 7 ore sotto le macerie, sperando di riuscire a estrarla viva, in realtà poi non ci sono riusciti. Beh, poi abbiamo Laima, che invece anche lei è morta sotto le macerie della sua casa. E Maisar non era un mio studente nel corso di diploma, ho avuto dei suoi compagni di studi. Maisar era un medico, che invece collaborò con me e con il Palestine Children Relief Fund per lavori di ricerca insieme sulla qualità della vita e la soddisfazione di vita di bambini che avevano ricevuto delle chirurgie masillofacciali per delle deformazioni dovute probabilmente a cambiamenti genetici a seguito di contaminazioni da metalli pesanti, dai ripetuti bombardamenti che hanno inquinato e quindi anche poi geneticamente modificato, insomma, aumentando i rischi di malattie genetiche. E lui era uno degli studenti più brillanti, un C-winning fellow, cioè vinse una borsa di studio del Ministero degli Esteri inglese, questo C-winning appunto, e andò a studiare al King's College dove prese il suo master e decise poi di ritornare a Gaza. Molti degli studenti scelgono invece poi di non ritornare. Di ritornare a Gaza per continuare il suo lavoro come presidente dell'Associazione Internazionale degli Studenti di Medicina della Al-Azhar e dell'Al-Quds University, e poi per prestare il suo servizio come medico al suo popolo. Voi sapete che in questi giorni il personale medico è stato tra i più colpiti, no? Tutti i principali ospedali della striscia di Gaza sono stati attaccati, assediati e messi fuori uso. Ultimamente, è la notizia di stanotte, la Shifa Hospital, che è l'ospedale con cui ho collaborato di più per più anni per diverse questioni, tra cui anche i contatti con Maisar e l'Associazione Internazionale degli Studenti. È stato attaccato, è stato completamente distrutto. Stanotte il direttore della Shifa, abbiamo visto nelle breaking news, è stato arrestato dai soldati israeliani. Quindi il personale medico è particolarmente colpito. E quindi credo che la morte di Maisar non sia una morte casuale, ma sia parte di una tecnologia della distruzione che strategicamente viene portata avanti per completamente annientare non soltanto attualmente il nemico, ma soprattutto la possibilità poi del nemico di ripartire nel dopoguerra, appunto sterminando quel personale che è indispensabile sia in tempo di guerra che in tempo di pace.
penso che siamo intorno al cinquantesimo medico che è stato ucciso dall'inizio della guerra. In questa famiglia non soltanto un medico, tre medici muoiono. Lui rimane sotto le macerie, quando i fratelli cercano di andare a soccorrerlo, vengono attaccati e vengono bombardati e uccisi anche due fratelli, quindi anche loro studenti di medicina. Quindi anche in questo caso una famiglia sterminata. Tutto questo deve trovare una giustificazione, no? Perché un esercito tra i più avanzati al mondo, forse il più potente o tra i più potenti del mondo, io lo dico il più potente del mondo perché mi sembra di non poterlo distinguere dall'esercito americano, no, insomma, come se l'esercito israeliano fosse un'unità speciale, un'unità rinforzata dell'esercito americano, perché insomma sappiamo quelli che sono poi gli interessi e dei collegamenti tra gli Stati Uniti d'America e la Palestina, e sappiamo come all'inizio della guerra delle unità di guerra americane si siano spostate pronte ad intervenire in caso il conflitto si fosse esteso e si estendesse alla sola striscia di Gaza, dove invece non c'è bisogno di intervento diretto, in quanto appunto gli israeliani hanno tutto il materiale tecnologico e militare per poter fare il lavoro che stanno facendo. Per preparare tutto questo ci vuole una strategia che è comunque parte di strategia militare, di strategia della guerra, ma che non è combattuta sul campo, è combattuta in altre dimensioni, in altre aree, no, della società, delle comunità che si vogliono raggiungere. Perché si possa, e anche qui stiamo parlando di guerra, non voglio demonizzare Israele, non è nelle mie intenzioni, non mi interessa nemmeno, perché penso che sia una delle premesse fondamentali perché poi si possano compiere le carneficine nelle guerre. Carneficine che sono assolutamente da considerare come volute, strategicamente cercate, come parte della tecnologia della guerra e non come danni collaterali dovute a, appunto, o delle modalità di difesa dei nemici che espongono i civili e quant'altro. La guerra vuole, principalmente anche la guerra moderna, la guerra tecnologica, distruggere, annichilire, annientare il nemico. Quindi lo fa con tutti i suoi mezzi tecnologici necessari. Il mezzo della propaganda, il mezzo della propaganda mediatica è uno di questi, perché si possa fare questa azione che distrugga, annichilisca, annienta e schiacci il nemico, ci vuole un processo, un antecedente che prepari e giustifichi, cerchi di giustificare quello che poi avverrà. È un vero e proprio processo di deumanizzazione del nemico, utile a diversi livelli. Uno per giustificare la potenza di fuoco, no? La violenza distruttrice, la genocida che poi in qualche modo garantirà appunto l'annientamento del nemico, ma anche per preparare quelle persone che poi dovranno sporcarsi le mani, no? I soldati, no? Andare a combattere contro, no? Un Maiser con la sua storia di studente del King's College, Marwan e la sua famiglia, che cerca di portare in via la sua famiglia, è molto difficile anche per il soldato più addestrato. Molto più facile invece combattere contro dei cosiddetti animali umani, no? Animali umani è esattamente la definizione
quest'uomo che vedete, avevo portato il video perché lo poteste sentire voi con le vostre orecchie, che appunto è il ministro della difesa israeliana, che nel briefing iniziale della guerra, il 7 e 8 ottobre, quando la carneficina è partita con una violenza veramente assurda, inusitata, mai vista forse, definisce appunto i militanti di Hamas, ma non così chiaramente, sembrerebbe più i palestinesi, degli animali umani, no? Sdoganando quindi appunto tutta una serie poi di operazioni. Anche qui avevo un racconto, un fact-checking fatto dal Palestine Chronicle, che è una rivista online palestinese basata a Washington. Questa prima affermazione del ministro degli esteri della difesa israeliana prepara tutta una sequela di movimenti con l'obiettivo specifico di deumanizzare e quindi preparare alla corrente carneficina. E quindi cosa succede? No? Sicuramente c'è l'episodio del rave party, no? L'episodio del rave party dove i miliziani di Hamas entrano, attaccano nella narrazione israeliana questo rave party e fanno strage di civili, appunto muovendo lo sdegno di tutti noi della comunità internazionale. Da lì in poi si accendono e si spengono nei media delle notizie raccapriccianti, mostruose, e che nel momento in cui sui social media cominciavano a moltiplicarsi le immagini di bambini schiacciati, di bambini operati con lo stomaco a cielo aperto, senza anestesia, perché le anestesie stavano finendo negli ospedali, mentre vedevamo sui social media immagini di pezzi di corpi umani, quel qualcosa disturbava tanto l'operazione deumanizzante, quindi dall'altra parte dovevano accendersi e spegnersi a spot delle notizie che in qualche modo giustificassero questo abominio, questa carneficina senza controllo. E allora appunto nelle rave party storie di persone trucidate dai miliziani da Hamas, il fatto che Hamas avesse studiato e voluto l'attacco a questo rave party, lo stupro, la decapitazione di bambini israeliani, cose, attenzione, non dette solo dai media, ma poi riprese e riportate dai capi di Stato, dagli ambasciatori alle Nazioni Unite. Da dove nasce tutto questo? Nasce da una prima testimonianza di una giornalista israeliana, di uno dei principali canali televisivi israeliani, che entra nel kibbutz attaccato da Hamas e testimonia di aver visto bambini decapitati. Questa giornalista viene contattata immediatamente dalla più grande agenzia di stampa turca, l'Anadolu Press Office, la quale chiede a questa giornalista di confermare questa notizia. La giornalista non conferma, dice no, sono notizie che mi sono state date dai soldati che erano all'interno di questa operazione, ma io non l'ho visto, quindi cambia leggermente la sua narrativa. L'Anadolu Press non si accontenta, chiama la press office dell'esercito israeliano e chiede, conferma che questi soldati abbiano visto i bambini decapitati. I soldati dicono non abbiamo nessuna conferma di questo evento. Da lì in poi non c'è più nessuna notizia
ufficiale da parte dell'esercito israeliano, c'è invece questo ripetersi e riprodursi anche a livelli altissimi, compreso l'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, che racconta appunto di questi bambini decapitati. Da un punto di vista del fact-checking spariscono completamente, dal punto di vista invece dell'amplificazione mediatica esplodono sui giornali di tutto il mondo. Recentemente questi bambini decapitati, no, donne stuprate e bambini decapitati, si fondono insieme e diventano donne incinte, squartate, i cui feti vengono decapitati dai miliziani di Hamas. Quindi una mettersi insieme, un confondersi, diventare quasi magmatico di queste notizie non verificate che continuano quel processo di deumanizzazione iniziato dall'affermazione del ministro della difesa israeliana, che diceva, a cui poi sono accompagnate altre affermazioni di altre figure all'interno del governo israeliano, tra cui una figura un po' minore, ma all'interno comunque appunto della Knesset, che dice che dovremmo sganciare la bomba atomica su Gaza, e altri che dicono non rimarrà più niente di Gaza. Capo di Stato israeliano che dice dobbiamo trasferire tutti gli abitanti della striscia di Gaza nel Sinai, cioè portare avanti quella che era la strategia pensata nel 1948 da Ben Gurion, dal primo presidente del neonato Stato di Israele. Quindi ecco, queste sono le prime premesse, i primi antecedenti che in qualche modo preparano quello che sta succedendo oggi, una vera e propria carneficina, attacchi agli ospedali, attacchi alle scuole, attacchi alle ambulanze, uccisione sistematica dei giornalisti che appunto postano sui social media quelle immagini che in qualche modo disturbano, perché danno un volto, e danno un volto tremendamente colpito e sofferente di questi animali umani che meriterebbero appunto, secondo questa narrativa dominante del mainstream occidentale, lo sterminio, che questo è quello che è stato auspicato appunto da alti funzionari israeliani. Dall'altra parte dobbiamo riconoscere quanto è altrettanto disturbante sia quel movimento intellettuale, politico, artistico della società civile palestinese, che dal 1948 ad oggi, sorprendentemente, nonostante la violenza sistematica, la violenza continuata, la violenza strategica di Stato contro la popolazione palestinese, riesce a mantenere una visibilità, una narrativa di vita, mi viene quasi da dire, rispetto al popolo palestinese, e che quindi anche nel momento più buio, più scuro, quello della seconda Nakba, della seconda catastrofe palestinese dopo quella del 1948, continua a sviluppare un movimento di sostegno anche, come dire, della gente comune. Non so se avete visto un po' cosa sta succedendo in tutto il mondo adesso in termini di dimostrazioni. Ci sono veramente milioni di persone che stanno dimostrando perché questa mattanza smetta, e che parte da questa potente premessa, no? Non stiamo guardando all'oggi, alla funzione che Hamas possa avere da una parte secondo una prospettiva nel portare avanti l'agenda terroristica islamista globale, o dall'altra come movimento di resistenza per gran parte
dei palestinesi, soprattutto magari prima della guerra, no, soprattutto adesso, no, dopo questa guerra sicuramente i consensi per Hamas sono saliti drammaticamente. Ma nell'andare a recuperare quegli antecedenti storici che sono fondamentali perché in qualche modo si possa pensare quanto sia importante sostenere la lotta di resistenza e di liberazione palestinese, e che è il progetto coloniale occidentale in Medio Oriente attraverso Israele, molto complesso, molto confuso, che lascia adito a molte diverse interpretazioni, ma che però è incontrovertibile e innegabile nella sua pura natura, coloniale. No? E come questa capacità palestinese di riprodurre narrazioni, storie, racconti, simboli, non so se avete presente la chiave, no? La chiave è un simbolo importantissimo per i palestinesi, no? Sono quelle chiavi che nel 1948 i proprietari delle case che dovettero fuggire, no? Cacciati dalle bande dell'allora pre-esercito israeliano, la banda Stern e l'Irgun, erano due bande considerate tutto anche, no, a livello internazionale, bande terroristiche che attaccavano appunto i villaggi palestinesi, svuotavano le case, le persone appunto scappavano, avendo lasciato lì magari appunto, no, ancora le proprie pietanze sul fuoco, portandosi via quelli più pronti e probabilmente, non so se dire previdenti, no? Perché poi la storia è stata uguale un po' per tutti, però forse che ci vedevano un po' più lontano, prendevano i certificati di vendita delle loro case, le chiavi e scappavano. Si diceva loro in 48 ore, queste erano poi le notizie, soprattutto appunto che venivano anche dall'esercito inglese che si ritirava, potrete ritornare alle vostre case. In realtà dal 1948 ad oggi non tornavano più alle loro case. Questi simboli, appunto la chiave del ritorno, come simbolo del ritorno alle proprie case, o no? Il melograno come simbolo della terra espropriata nel 1948, sono, come dire, immagini che magistralmente i palestinesi nella loro narrativa sono riusciti a trasformare in simboli universali, che oggi garantiscono loro un sostegno che, a mio avviso, in tante altre situazioni di genocidio altri popoli non sono stati in grado di ottenere. E quindi ci porta anche a rivedere la storia contemporanea, quello che sta succedendo in questi giorni, come, no, una susseguirsi a catena di eventi che dal 1948 ad oggi hanno costituito un progetto coloniale occidentale in Medio Oriente. Faccio una piccola postilla perché siamo un po' scottati come colleghe e colleghi firmatari di una petizione che ad oggi ha raccolto intorno ai 4.500 accademici, quali chiedono l'interruzione immediata delle ostilità a Gaza e, intanto che questo non avvenga, sanzioni contro le università israeliane, cioè interrompere i rapporti con le università israeliane. Faccio questa postilla perché dopo che abbiamo pubblicato questa petizione abbiamo ricevuto degli attacchi tra i più miserabili da tutta la stampa italiana, tutta, non si salva nessuno. Possiamo dire che forse i più generosi sono stati i giornalisti di Avvenire, che hanno messo a contraltare pezzi della nostra petizione con pezzi della contropetizione fatta da altri colleghi accademici, non schierandosi, soltanto mettendo questi due pezzi, con il piccolo problema che hanno pubblicato delle falsità rispetto alla contropetizione della nostra controparte, quali dicono di aver raggiunto
probabilmente l'avranno anche raggiunto adesso, più di 10.000 firme. Allora, quando Avvenire pubblicò, erano state raggiunte poco più che 5.000 firme, quindi vabbè, vai a verificare almeno i numeri prima di pubblicare, ma soprattutto cosa si diceva? 10.000 firme di accademici. In realtà si trattava di una petizione di Change in cui noi siamo entrati, veniva chiesto nome, cognome ed email. Non so come questi facessero a capire che da queste 10.000, anche le 5.000 a venire, no, ne mancavano 5.000, ma come facciano a pensare di sapere la provenienza di queste 10.000 firme se non viene neanche chiesto da quale background professionale si arriva. Quindi, vabbè, questa è stata la cosa più generosa che ci è stata fatta. Quelle meno generose sono state quelle di augurarsi la bonifica di 4.500 accademici, quindi bonificarli con dei termini che ricordano il nostro ventennio fascista. E qui mi fermo appunto, no, poi passiamo oltre, commenti di personaggi dello spessore intellettuale presunto più rilevanti di quelli della bonifica. O di quelli che dicevano che faccio il mio orgoglio accademico e fare le Belux Lecture in nome di una femminista nera che scriveva con la B e l'H minuscola il suo cognome. Queste erano delle perle che. La locandina. Ah, sì. Sì. Sarebbe da dubitare che abbia individuato la persona giusta. Egregio professore, non mi aspettavo da lei, quindi modalità psicologiche per fare pressione. Anche individuare poi in altri casi meno signorini anche nomi con nome a lista proprio denigratoria, cioè Pubblicato sui giornali. i primi firmatari che erano dei al pubblico video dal loro punto di vista. Sì, poi chiaramente sputtanandosi da sole nella loro sgrammaticata modalità e scomposta modalità di attaccarci. Però vabbè, tra questi c'è anche appunto questo vetta della nostra intelligenza giornalistica intellettuale, Marco Travaglio, che praticamente cosa dice, cosa dice di noi? Dice che siamo persone disinformate e ignoranti dal punto di vista storico e incapaci di mettere insieme pensieri logici. Insomma, questo, no? Lo dice a 8:30, lo scrive in un suo editoriale sul Fatto Quotidiano. E perché lo dice? Dice perché noi nella nostra petizione parliamo di 75 anni di occupazione del popolo palestinese, mentre lui diceva, lo sanno tutti, che è dal 67 in poi che per colpa degli stati arabi che occuparono i territori che dovevano essere lasciati per la Palestina, per la nuova Palestina, Israele dovette occupare il territorio per difendersi dagli arabi. Questa è la lettura di un raffinato storico che poi dice a 8:30 di aver scritto in 40 giorni un bigino, lo definisce lui stesso, un bigino per insegnarci la storia in quanto gli accademici non sono informati, sono degli ignoranti. Questo per dire, per ritornare ai nostri palestinesi, di quanto appunto no, ciò che oggi viene negato è quella catena di eventi storici, emotivi, psicopolitici che hanno portato a quell'attacco del 7 ottobre, quell'attacco del 7 ottobre da parte di Hamas. Hamas attacca una base militare che sta all'interno di un kibbutz, che è la base militare che dal 2017 in poi è responsabile dell'assedio della striscia di Gaza, da cui nessuno entra e esce se non appunto attraverso degli speciali permessi militari. Se non guardiamo a questa catena, se non guardiamo agli antecedenti, quindi alle determinanti di questa attuale violenza, non ci accorgiamo che forse siamo in un processo che è principalmente un processo di decolonizzazione. E come, no,
Franz Fanon magistralmente dice nei Dannati della Terra, non esistono processi decoloniali che non siano processi fatti di violenza e di atrocità. Le atrocità sono insite, sono parte integrante dell'idea di guerra. Qualsiasi guerra, senza dover squartare donne incinte e tagliare le teste ai loro feti. Lo stesso attacco di Hamas a una base militare che porta alla morte di civili è un'atrocità. È un'atrocità della guerra, è un'atrocità di una guerra decoloniale. Tutti i processi di decolonizzazione portano con sé delle atrocità indicibili, senza che si debbano inventare, no, i ciclostilati del... Questo è il presidente, sì, ragazzi miei, questo è il presidente di uno Stato sovrano come Israele, il presidente della democrazia israeliana, che esce con un ciclostilato come questo, rosa, rosellino, dicendo... Queste sono le prove che questa gente qua è affiliata ad Al-Qaeda. Perché qua sopra c'è scritto Al-Qaeda, c'era scritto grosso così a carattere vitale, trovato nelle tasche di un militante di Hamas ucciso, c'era scritto Al-Qaeda e sotto c'era scritto manuale di self-improvement del Mujahideen. E questo era il presidente della Repubblica Ebraica di Israele, che giustificava e provava che questi erano di Al-Qaeda perché avevano trovato il manuale del self-improvement, hai capito? Del Mujahideen. Oppure una copia in arabo del Mein Kampf. Cioè, 5.000 e passa bambini e 5.600 bambini, andiamo un attimo sulle figure un po' di ieri, sono queste. Cioè, 5.600 bambini e 14.000 morti perché hanno trovato un manuale, cioè un ciclostile del manuale di self-improvement del Mujahideen. No, voi vi vedete il militante di Hamas prima di uscire dal tunnel che si legge a pagina 15 del manuale, adesso devi uscire dal tunnel e sparare sui democratici israeliani. Questa è nella logica deumanizzante della propaganda israeliana. No? O abbiamo il Mein Kampf. È successo a me e Chiara prima di uscire dalla striscia di Gaza. No? E nulla toglie alla legittimità di una guerra decoloniale da parte dei palestinesi, che con il nostro driver e il nostro PR andavamo verso il nord. Non so, tu ti ricordi per quale motivo uscì fuori questa cosa? Chiara. A un certo punto ci disse, oh, qua molti dei bambini di questa zona si chiamano Hitler. E cosa fanno alcuni di loro quando crescono? Dicono, oh, e scoprono chi è Hitler, si cambiano il loro nome, dicono, no, chiamami Abdullah, non mi chiamare Hitler, perché si accorgono. Allora, cazzo, andate all'anagrafe, non so se neanche se c'è l'anagrafe, o se c'era, non c'è più adesso. E contate quanti Hitler a Betlaia, bambini sono, bambini che si chiamano Hitler ci sono, e quindi sterminateli, che si chiamano Hitler, ma sterminateli facendogli male, no? Ferendoli e possibilmente facendogli fare un'operazione chirurgica senza anestesia e fateli morire sotto i ferri, cosa che è successa ieri sempre sui social media, lo vedete chiaramente, un medico che opera suo figlio senza anestesia e gli muore sotto gli occhi. Questa cosa disturba molto chi poi va a trovare il manuale del self-improvement del Mujahideen e giustifica la sua strage con questa roba qua. Andiamo a 20 anni fa circa. Qua, miracolosamente, quello che feci io con le mie manine sante di giovane ricercatore, 20 e passa anni fa, quando ero ancora un bambino pieno di entusiasmo e voglia di cambiare i destini della Palestina, adesso mi sono molto più frustrato, questo è proprio non,
avevo scelto allora appunto dove andare nella strada della frustrazione, non nella strada della completa e continua riedizione della frustrazione, insomma. Però finì a Jenin, no? A Jenin, questa foto che trovate in alto a sinistra è una foto che risale a 20 giorni fa, perché non è soltanto Gaza, anche la West Bank in queste ore viene bombardata. Tulkarem è stata bombardata 2 giorni fa, Tulkarem è una cittadina che si trova a una ventina di chilometri dal confine con Israele, nella parte della Galilea. E anche Jenin, appunto, invece, città ancora meno a 12 km dai confini con la Galilea, è stata bombardata appunto pochi giorni fa, e il campo profughi è costantemente sotto i raid militari israeliani. Andammo a finire al di fuori del campo profughi nell'ospedale che allora appunto serviva sia il distretto di Jenin città e regione e poi il campo profughi, e parlammo con il direttore di questo ospedale, che a mio avviso racconta delle cose, cioè, cercare di alzare il volume per farvelo sentire. Delle cose che sono attualissime, quasi profetiche, e racconta un po' anche quella frustrazione palestinese ancora una volta, che oggi porta a una legittima richiesta di essere liberati da questa feroce occupazione militare, che, ripeto, appunto, no, a nostro avviso dura da 75 anni, che ne dica Travaglio, cioè da quel momento in cui iniziò la vera prima pulizia etnica dei palestinesi. 300.000 palestinesi dovettero lasciare il loro paese, i loro villaggi, le loro case, ridistribuirsi esternamente alla Palestina o in Gaza, dove poi appunto dal 67 in poi c'è un'altra ondata di profughi, finché, come la risoluzione dell'ONU, la risoluzione 181 del 1948, si diceva che lo Stato di Israele sì andava bene, ma bisognava garantire il ritorno dei palestinesi profughi alle loro case. Questo non avvenne mai, a nostro avviso, da allora lì quelle case sono state occupate. I proprietari hanno ancora i certificati e le chiavi delle loro, le danno in eredità ai loro figli e poi ai loro nipoti, ormai siamo la terza, quarta generazione. Sentiamo le parole del direttore dell'ospedale di Jenin. This is the only government that is the only one in the area, in Jenin and Tubas, for 2 districts. The situation in the past was very bad, but now it's moving forward and it's better than before. Slowly by the, you know, it's going with the political system. Sometimes it's up and sometimes it's down. It's up on the political situation all the time. We have a political dependent situation. Allora. Vi faccio una piccola traduzione e vi dico un po' cosa dice. No? Racconta un po' appunto come loro servono certi distretti, dice in questo periodo la situazione va molto meglio, e utilizza una prima frase chiave che racconta della storia palestinese. Dice: noi siamo politicamente dipendenti, no? La nostra situazione cambia drammaticamente da come cambiano le condizioni politiche intorno a noi. Non abbiamo in mano la nostra possibilità di autodeterminazione, no? La situazione va su e giù, dice, up and down, a seconda di come la politica decida. Because the Israelis did the siege, or they will close the areas, you cannot move from Jenin to Nablus.
or you kind of came to see me sometimes, then we have a lot of fun. That's it. Thank you. E specifica, dice, no, se gli israeliani decidono di chiudere, non puoi andare da Jenin a Nablus, che sta a pochi chilometri, e viceversa, no, quindi siamo completamente bloccati e quindi dipendenti dalle scelte politiche israeliane. Now let's think about that. It's very helpful for me. I try to forget that, but I cannot. It's a veritable disaster, you know, everybody see in the TV what's happening. There is a complete camp, anyway. You have seen the footage, you have seen the deaths, you have seen the cadavers and the roads. But nobody moves in this world because they are suits and they are blinds. Nobody will can move. Allora, parla in questo momento di un altro episodio successo qualche anno prima, no, del nostro arrivo, che è l'attacco al campo profughi di Jenin, per raccontarci di come quello che oggi avviene a Gaza, forse su una scala superiore, sicuramente qua siamo nella una delle zone più densamente popolate al mondo, sono 2 milioni e passa di abitanti in una striscia di 40 per 12 chilometri, quindi sicuramente la magnitudine di quello che sta succedendo adesso è più grande di quello che però appunto 30 anni fa succedeva pari pari nel campo profughi di Jenin, cioè l'esercito israeliano entra nel campo profughi di Jenin e lo rade completamente al suolo, cioè esattamente quello che oggi sta facendo nella striscia di Gaza, che è un'enorme prigione a cielo aperto, nonché un enorme campo profughi dove, adesso la percentuale non la so, però sicuramente la stragrande maggioranza delle persone sono profughi interni del 48 e del 67, non sono quindi autoctoni. Why do you? Everybody know what I talk about governments. I talk about people who did their jobs, but it's maybe insufficient to get their government to be to move. And even till now, nobody moved. You have seen the last week what's happened with the guys who is arrested by the Israelis, and they just put something in his eyes, and they shoot him, even who is hands. Si riferisce al mondo occidentale, non interessa niente a nessuno, no? E racconta appunto di questo episodio, questo avvenuto invece nei giorni in cui eravamo lì, è abbastanza conosciuto, famoso, no? Di un soldato israeliano che benda un ragazzo preso nel campo profughi di Jenin, lo lega al suo blindato, gli punta il fucile addosso e gli spara a freddo sotto le telecamere di Al Jazeera. Al Jazeera lo prende, lo manda in giro per il mondo, questa cosa non fa scandalo, non interessa niente a nessuno. Quello che lui dice è stata una cosa vista su un network televisivo che è di carattere internazionale, che chiunque poteva in qualche modo vedere, a cui poteva accedere, ma la comunità internazionale non si muove minimamente. Anche per episodi come questi, che si ripetono a decine, a centinaia, a migliaia. C'è un bel... no, bello, non lo so, su alcune cose sono d'accordo, su altre sono un po' meno d'accordo, però c'è uno scritto di Berardi Bifo dopo il 7 di ottobre, pubblicato da Effimera sul suo website, in cui viene descritto molto bene quello che è successo il 7 d'ottobre, e poi Berardi Bifo cosa fa? Comincia ad andare indietro al 6 di ottobre, al 5 d'ottobre, arriva fino a luglio, agosto,
scusate, agosto, luglio, giugno, giorno dopo giorno, mostrando quello che accadeva ed era accaduto nei territori occupati dai palestinesi. Attacchi da parte dei settler israeliani contro villaggi, con intere distruzioni, gente bruciata viva, attacchi da parte dell'esercito israeliano, arresti di bambini, uccisioni mirate. Ogni giorno, fino a quel 7 d'ottobre, andando a ritroso, qualcosa succedeva nel rendere appunto queste vite palestinesi così politicamente dipendenti. Così politicamente dipendente da altri. Okay. Intensivate per chi dice, è un bel sole. Ma non è così, ma anche per me, non voglio parlare. Anche per un animale, un road, o highway in Europa, o in Brazil. Maybe you will see it in the TV for 2-3 months, and you will see the media get end anyway. But for this human being, which had been shot by a soldiers, and he just 1 meter from him, everybody saw it in the Al Jazeera. Didn't you? What's happened? Nothing. No any even protestation. Protestation. There is nothing. But I guess the disaster is coming. Everything is still the same, the disaster is coming. Sentite questo pezzo. Yes, yes, it's worldwide disaster. It's not Palestinian disaster, it will be worldwide disaster. Questa finale, a parte ricordo ancora, mi vengono ancora adesso i brividi nel sentire, perché fu un momento, a parte che appunto eravamo giovani, io ero almeno giovane, purtroppo nelle mie avventure di lavorativa scientifica sono sempre tra i più vecchi, non so perché, perché mi sono svegliato tardi, e non facevo altro. L'intensità emotiva quando questo direttore arrabbiatissimo ci dice, appunto, neanche a un animale, no? Anche per un animale sarebbe stata data più attenzione, e finisce dicendo attenzione che questo sarà un disastro, e sarà un disastro per tutti, sarà un disastro globale. 20 anni dopo ci stiamo in questo disastro globale, e ci siamo più che vicini, ci siamo dentro al disastro globale. Quindi ci tenevo a farlo vedere, perché penso veramente che le parole raccontano ancora una volta di un palestinese, perché i palestinesi sono portavoce di un'umanità che sta per essere completamente distrutta, che sta lasciando spazio a delle forme di totalitarismo, di violenza, di dominazione come mai prima ci sono state. I palestinesi, le vittime quali che sono state, sono sicuramente ancora una volta, per citare Frantz Fanon, le persone più titolate a portare avanti un'idea alternativa di resistenza. E qua andiamo a vedere, però lo vedrete veramente molto piccolo, perché no, esattamente ancora una volta che cos'è questo, cosa sono questi antecedenti e queste determinanti del 7 di ottobre. La Palestina storica e la Palestina odierna, un territorio completamente geopardizzato, un territorio che non si parla uno con gli altri, dove l'alternativa è essere o chiusi, non poter entrare e uscire, però avere almeno la continuità territoriale, oppure avere una parvenza di maggior libertà di movimento, ma in realtà questa parvenza rimane soltanto esclusivamente tale, perché i territori della Cisgiordania sono completamente occupati militarmente, sono via via sempre di più confiscati per allargare le colonie israeliane, che sono delle cosiddette gate enclaves, sono cioè delle enclavi all'interno di un altro territorio, che sono però connesse tra di loro, e queste connessioni sono per lo più solo accessibili ai coloni israeliani. Quindi immaginatevi, no?
queste colonie tutte connesse tra di loro, e mezzo dei pezzettini di Palestina che per essere connesse tra di loro devono fare dei salti mortali. E quindi checkpoint, e quindi le zone che vengono temporaneamente bloccate, e via dicendo, tutta una serie di barriere che in qualche modo il muro di separazione, no? Insomma, tutte barriere fisiche che ci ricordano quanto l'idea di uno Stato palestinese sia assolutamente una barzelletta. E anche la situazione di Gerusalemme, Gerusalemme Est, Gerusalemme Est, da qui parte, no, poi, come dire, la fiammata del 7 di ottobre, no? Come tantissime altre volte, la moschea di Al-Aqsa viene profanata, i settler entrano con delle vacche nella spiata delle moschee, celebrano il loro ritorno, il diritto del ritorno e della distruzione della moschea per il loro ritorno al tempio di Salomone, attacchi della polizia, insomma, chiaramente, insomma, cose che però, insomma, voglio dire, non è che questa cosa dei giorni precedenti al 7 ottobre sia un'eccezione. La moschea di Al-Aqsa è normalmente profanata da settler che visitano scortati dai soldati, o da soldati che entrano e attaccano gli officianti durante le loro preghiere. E qua, molto molto piccolo, però vedete, queste sono le perdite dei palestinesi in termini di vite umane fino al 2021, mi sembra, che queste quelle israeliane. Quindi vedete come vi sia anche in questo caso un'enorme sproporzione. Questa proporzione nel 2023 viene drammaticamente cambiata anche la parte israeliana, perché come abbiamo visto, appunto, ci sono state 1200 vittime. Vabbè, qua non aggiungo niente, siamo qua. E qua invece la striscia di Gaza. La striscia di Gaza è, come vi dicevo, molto popolosa. Vedete, la maggior parte della popolazione è concentrata a Gaza City, circa 750.000 persone, mentre la meno popolosa è il sud. Faccio notare questa cosa per raccontarvi un po' cosa è successo poi anche in questi giorni, no? La seconda più popolosa è il nord. Quindi il nord e Gaza City raccolgono circa 1.100.000-1.200.000 persone. Cosa avviene? Avviene che immediatamente dopo l'inizio delle ostilità, portavoce militare israeliane dicono alle persone che vivono nel nord di Gaza e a Gaza City, queste aree verranno completamente rase al suolo, dovete andarvene via in 48 ore. Cosa succede? Che da quel momento in poi, nella narrazione collettiva, nella narrazione psicoemotiva palestinese, si riaccende per la primissima volta dopo 75 anni quella stessa sensazione del 1948, una nuova Nakba, cioè un nuovo esodo. In quei giorni si diceva: il nostro obiettivo è mettervi tutti fuori, perché quando avremo raso al suolo il nord, raderemo al suolo il sud, e quando raderemo al suolo il sud, l'Egitto si prepari a costruire dei campi profughi per ospitare 2 milioni di profughi palestinesi, perché noi raderemo al suolo tutto quanto. Quindi immaginatevi, nel giro di 48 ore, questa area completamente svuotata. E già, appunto, immaginatevi persone che vivono, 2 milioni e 300 mila persone che vivono in 12 chilometri di larghezza e 45 di lunghezza. Quindi normalmente in una situazione di sovraffollamento, spostarsi in 48 ore sotto i bombardamenti. E cosa succede? Che nel momento in cui, non tutti, chiaramente chi può lo fa, si stima che circa 1.100.000 persone si siano mosse,
quindi la maggior parte, che quando si spostano al sud, i bombardamenti in quei giorni si concentrano maggiormente al sud. Cioè Israele fa spostare e bombarda dove le persone sono state concentrate. Ma anche il nord non è stato risparmiato, sapete benissimo che fine abbiano fatto l'hospital, l'ospedale Battista di Gaza, e ultimo appunto la Shifa Hospital, che sono, vengono resi completamente inutilizzabili. Quindi immaginatevi la portata di questa tragedia, no? di appunto centinaia di migliaia di persone, donne, bambini, anziani, persone trasferite dagli ospedali perché gli ospedali vengono minacciati di essere distrutti e vengono poi effettivamente distrutti facendo vittime di quelli di quei pazienti che non potevano essere trasferiti, non potevano essere displaced. Quindi questa è la portata dell'evento. Siamo di fronte a una nuova Nakba, cioè a quella catastrofe che nel 1948 portò poi alla diaspora, la diaspora palestinese. L'Egitto dirà poi a Israele che prima di tutto non capiva come mai dovesse essere loro a ospitare più di 2 milioni di profughi e che questa era, secondo la legge, la Convenzione di Ginevra e la legge internazionale, un dovere di Israele, cioè di costruire dei campi profughi e portarli i palestinesi. E secondo dissero, se anche lo dovessimo fare, siamo sicuri che da qui partirebbe una nuova resistenza palestinese, quindi Israele mette in conto che dovrà entrare in guerra contro l'Egitto. Qua quindi si delineano le prime forme, le prime possibilità di una espansione del conflitto e quindi di un disastro globale. No? Contemporaneamente, nei primi giorni, in maniera un po' controversa, Hezbollah in Libano dirà entreremo in guerra se Israele entrerà e farà l'attacco di terra, poi questa dichiarazione verrà un po' rivista, però sicuramente delle scaramucce avverranno e ci sono ancora anche nel nord di Israele tra alcuni militanti della Jihad islamica palestinese che operano in Libano e gli Hezbollah libanesi. Quindi vedete come il gioco della tensione e il gioco della violenza sicuramente riversi violentemente, potentemente contro gli innocenti, come sempre, come in tutte le guerre, ma ancora una volta, lasciatemi ripetere, nulla toglie all'importanza e alla legittimità di una decolonizzazione richiesta e voluta anche attivamente dai palestinesi da parte di Israele. Vi consiglierei in tal senso, per se volete un piccolo manuale, no, qui avevo portato 2 libri oggi, no? Una guida all'impero per la gente comune di Arundhati Roy, forse poi vi leggerò questo in chiusura della lezione, ma vi consiglierei invece questa lettura di Colonizing Israel and Liberating Palestine di Jeff Halper. E perché ve lo consiglio? Per un po' ripararvi da un piccolo manuale di difesa dalle accuse di antisemitismo, nel senso che questo autore è un autore americano-israeliano, è il presidente dell'Associazione contro la demolizione delle case in Palestina e magistralmente analizza tutte le forme del dominio, delle tecnologie della dominazione, del dominio coloniale israeliano e quindi poi racconta anche quelli che possono essere i processi decoloniali, mettendo in conto che nei processi decoloniali possono anche esserci dei passaggi che sono passaggi violenti. Guardiamo la storia dell'Algeria, vediamo
po' la storia dei diversi paesi africani decolonizzati. Si dica che la Palestina resti comunque uno dei paesi dove i movimenti civili pacifisti hanno fino a questo momento avuto un grande ruolo, non vedo perché anche la Palestina non possa avere un suo movimento di resistenza decoloniale. Sono un po' tutte le vicende di Gaza, e qua dal 2008 al 2023 ci sono tre conflitti maggiori, tre guerre ancora, forse la più devastante fu quella del 2008, però anche nel 2014 le morti furono un po', che 2100 persone morirono in un attacco molto veloce, sicuramente nulla della magnitudine di questa ultima, compresi altri attacchi durati pochi giorni del 2021 forse, e anche del 2022. No, quindi immaginatevi la continuità dell'aggressione, della violenza contro questa popolazione colonizzata. Ultimo pezzo, e poi magari vi leggo in chiusura questo pezzo di Arundhati Roy, è la responsabilità che abbiamo tutti noi un po' in questa situazione attuale. No? Non è soltanto appunto la connivenza, la complicità dovuta all'appoggio, per esempio appunto nell'astenersi al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o nell'astenersi nella votazione, votare contro all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Questo già dà un'indicazione. Ma è la complicità storica, è la complicità politica, la complicità anche rispetto a quello che è il senso coloniale di Israele nella Palestina, che tutti i paesi occidentali hanno. Prevalentemente gli Stati Uniti, certo, gli Stati Uniti sono semplicemente per la quantità inesauribile di denaro che annualmente trasferiscono alle casse militari israeliane, per l'adesione e il supporto incondizionato a tutte le operazioni coloniali di Israele, compreso il trattato d'Abramo del 2020, adesso non mi ricordo, che è stato portato avanti da Donald Trump e ha sdoganato tutte le colonie israeliane, riconoscendole come territorio israeliano, in barba alla legge internazionale, alle risoluzioni delle Nazioni Unite. Ma anche la complicità dell'Europa. L'Europa non è complice solo perché è connivente, solo perché è reticente, solo perché appunto no, nonostante noi siamo così avanzati rispetto all'idea di diritti umani e di giustizia sociale, libertà, egalità e fraternità, no? per intenderci, ma anche per gli interessi economici, gli interessi militari, gli interessi politici che in qualche modo ci portano a voler sostenere e favorire quella colonizzazione. Che la macchina militare israeliana abbia tanto, anche se relativamente poco, nella sua globalità, della tecnologia di guerra italiana è risaputo. Ci sono affari economici enormi tra Italia e Israele per quanto riguarda le tecnologie militari, da citare tra gli altri la nostra multinazionale degli elicotteri e dell'aviazione, la Leonardo, ma compresa anche quando una delle prime volte che attraversai la striscia di Gaza, allora si passava attraverso, adesso è leggermente passato, è cambiata la procedura, attraverso un tunnel, si apriva poi una, proprio esattamente come entrare in un carcere, un'enorme porta d'acciaio, e poi ti si richiudeva alle spalle,
Io rigirandomi già questa cosa un po' mi aveva impressionato, le prime volte, ho letto una targhettina su questa porta d'acciaio che diceva che era made in Italy, no? C'era anche l'orgoglio di chi l'aveva fatta e aver lasciato lì la sua targhettina, insomma. Cioè, quindi, insomma, gli affari si fanno, e si fanno tanti soldi. La questione della continua e volgare e costante massimizzazione della ricchezza e concentrazione della ricchezza in mani di pochi, no, poteri occidentali è evidente, e le briciole ce le prendiamo anche noi, le briciole del privilegio coloniale. Quindi la connivenza è qualcosa di più che una connivenza di tipo morale. Ci sono sotto interessi economici, interessi politici, interessi strategici che ci vedono assolutamente protagonisti, e non è solo appunto difendere il popolo ebraico da un prossimo possibile olocausto, no? Farlo, li difendiamo, ma anche facendoci un bel po' di soldi, insomma. E allora, ecco, appunto, sicuramente gli Stati Uniti sono sulla linea del fronte, noi stiamo alle spalle, e assolutamente facciamo parte di questo progetto coloniale. Ultima esperienza feroce coloniale occidentale, con una sua cifra, con una sua caratteristica così nettamente genocida. L'obiettivo è la pulizia etnica da quei territori della popolazione indigena palestinese con ogni mezzo necessario, anche spazzandoli via completamente. E noi vendendo armi, facendo affari economici con questo paese, collaboriamo fattivamente, attivamente a questa strategia di pulizia etnica e di genocidio. Due note rispetto al diritto alla resistenza. Abbiamo studiose e personaggi della creatura di Angela Davis che sostengono come la lotta palestinese sia l'emblema della lotta di resistenza anticapitalista, ovunque. Non è soltanto Angela Davis, il movimento del Black Lives Matter e ancora prima il movimento, forse erano proprio loro che cominciavano a nascere a Ferguson dopo l'uccisione del ragazzo, se non mi ricordo più, Brown mi sembra che si chiamasse, da parte della polizia, fu immediatamente quella di connettere la propria lotta alla lotta palestinese, con l'idea che solo ed esclusivamente potenziando e interconnettendo in maniera che in qualche modo superi i confini e che diventi appunto lotta internazionalista, si possa pensare di contrastare questa violenza di un capitalismo disperato, di un colonialismo disperato. Quali sono i riferimenti dei due testi citati? Ah. E poi al massimo li posso caricare? Sì. Ecco, esatto. Sì, uno si chiama Decolonizing Israel, Liberating Palestine di Jeff Halper. Sottotitolo, c'ho qua gli occhiali, okay. Sottotitolo Zionism, Settler Colonialism and the Case for One Democratic State. Il secondo invece è un saggetto che è utile a tutti, semplicemente per il suo titolo, di Arundhati Roy, Guida all'impero per la gente comune.
Tea è la casa editrice. Vabbè, magari. Sì? Un'ultima domanda. Sì? Se suggerimenti per restare sempre aggiornati. Sì, suggerimenti per restare sempre aggiornati sicuramente è per quanto riguarda la stampa pulita mainstream, le breaking news e direi che da un punto di vista anche del broadcasting, Al Jazeera sta mandando di continuo delle buone notizie, cattive notizie, non buone notizie, però fatte in maniera un po' sensata, un po' scritte e mandate bene. Poi c'è sicuramente Ramzi Baruch e il Palestine Chronicle. Ramzi Baruch è un giornalista indipendente palestinese della diaspora che vive a Washington e ha fondato questa rivista online, manda diversi post sia di sua analisi e commento, ma anche, come dire, di breaking news, andando a prendere un po' dalla stampa indipendente, e quindi è sicuramente molto, molto aggiornato e anche, come dire, strutturato, no? Sono notizie ben verificate e con un'ottima anche capacità di trasmissione mediatica. E poi c'era adesso una terza possibilità, che però accidenti, anche Electronic Intifada, anche Electronic Intifada, che lavora più su analisi e commenti, quindi meno sulle breaking news, però per esempio attraverso Electronic Intifada è uscita una bellissima analisi di quella che è stata l'attacco al rave party da parte dell'esercito israeliano, utilizzando prima di tutto un report di Arez, di una delle principali testate israeliane, in cui Arez, attraverso un report molto ben fatto, accidenti, noi per avere delle notizie un po' più equilibrate dobbiamo andare a guardare la stampa israeliana, non dobbiamo guardare la nostra, lasciate perdere, tutti anche Avvenire, lasciatelo perdere, non verificano i numeri. Cosa dice Arez? Dice: è impossibile che Hamas avesse premeditato l'attacco al rave, semplicemente perché viene fuori che il rave venne dagli organizzatori all'ultimo minuto prorogato di un giorno, cioè viene detto allunghiamo di un giorno, e quel giorno lì fu il 7 di ottobre, quindi veramente tanto sfigati. Se avessero finito il giorno prima si sarebbero evitati veramente una fine tremenda. Ora, io non giustifico la morte di nessuno, è tremenda, è orribile, e nella mia storia i rave party sono molto importanti, nel senso che per una gran parte della mia parabola attivista feci il DJ di musica techno, quindi ero DJ di musica techno e facevamo di queste feste, così come quella che venne fatta lì. Ma come si fa, chiedo io, a dei giovani che vanno a divertirsi, con logica, un'ideologia, una mentalità e anche un'anima, viene da dire, che è fortemente incarnata nell'idea di liberazione del proprio corpo, liberazione della propria mente, liberazione dalle chiavi di lettura della propria vita così, come dire, incasellate, capitaliste, no? Che quindi vanno per liberare il proprio corpo e la propria mente, il proprio spirito in un reparto. Come fai ad andare a 300 metri dall'inferno, da dove persone muoiono di fame, di malattia, di violenza? Se io fossi stato un raver israeliano, sarei sopravvissuto a quella carneficina, perché mi sarei rifiutato di andare a festeggiare la mia liberazione a 100 metri dalla più grande gabbia a cielo aperto che sia mai stata costruita nell'umanità. Quindi
Vabbè, questo per dire appunto che Electronic Intifada riprende molto bene questa cosa e emette altre sue testimonianze e notizie in cui dice gran parte dei morti israeliani sono stati dovuti a scambio di fuoco tra gli elicotteri, tra gli Apache israeliani che arrivavano e sparavano sui miliziani di Hamas e la risposta dei miliziani di Hamas. Con la testimonianza, allora qui non voglio ancora una volta eroificare il miliziano di Hamas che entra in territorio israeliano e si trova a sparare poi su civili. Ma ci sono testimonianze e racconti che dicono, di sopravvissuti che dicono che sono sopravvissuti al fuoco degli elicotteri israeliani. Non vuol dire che tutti siano sopravvissuti a quel fuoco lì, però che questa ricostruzione da parte di Electronic Intifada è ripresa parzialmente anche da Arez, c'è la possibilità che lì questa gente si sia trovata a 100 metri, adesso 100 metri no, pochi chilometri dalle fences, dalle barriere israeliane distrutte dai militanti di Hamas, che sono entrati in massa e si sono trovati tra il fuoco degli israeliani e il fuoco nella storia lì invece c'è che questi sono arrivati e hanno cominciato a sparare sulla gente del Reino, che vuol dire sono degli human animals che fanno una cosa di questo genere, ok? Quindi non è solo per semplicemente per vedere quanto Hamas sia cattiva, ma per giustificare poi appunto quello che avverrà poi dopo, ok? Posso dire, oggi a Milano in spinta per giorno se qualcuno è libero alle 4 c'è assemblea pubblica indetta dai giovani palestinesi per discutere il cessato il fuoco e cioè il cessato il fuoco e il diritto alla resistenza. Certo. Prego. Va bene, dai, chiuderei un po' con queste due parole di Arundhati Roy. Ah, ok, sì, assolutamente. E è un suo speech che è stato poi riportato su questo manualetto, dalla guida che vi consiglio tutti di leggere, che si intitola Arriva settembre. È uno speech in cui Arundhati Roy passa attraverso diversi 11 settembre, tra cui ricostruisce anche l'uccisione di Salvador Allende in Cile e racconta come gli 11 settembre siano delle date tragiche che ricorrono, tra cui anche un 11 settembre che riguarda la Palestina. La data dell'11 settembre risuona tragica anche in Medio Oriente. L'11 settembre del 1922, ignorando lo sdegno arabo, il governo britannico proclamò un mandato sulla Palestina. Faceva seguito alla dichiarazione di Balfour che l'Inghilterra imperiale aveva emanato nel 1917, con il suo esercito ammassato alle porte della città di Gaza. Cioè, nel 1917 Gaza comincia a sperimentare le masse militari alle sue porte. Siamo nel 2023. L'impero sul quale non tramontava mai il sole era allora libero di arraffare e dispensare pace, come i bulli a scuola e con le biglie di vetro. Due anni dopo la dichiarazione, Lord Balfour, ministro degli esteri britannico, disse: in Palestina non ci ripromettiamo nemmeno di procedere a una consultazione per verificare quali siano le aspirazioni degli attuali abitanti del paese. Il sionismo, giusto o sbagliato, buono o cattivo che sia, è radicato in antiche tradizioni, in esigenze attuali e in speranze future di importanza molto più profonda delle aspettative e dei pregiudizi di 700.000 arabi che oggi popolano questa antica terra. Con quanta indifferenza il potere imperiale decretava quali aspirazioni fossero profonde e quali no, con quanta indifferenza giudicava antiche civiltà. La Palestina e il Kashmir sono piaghe purulente dell'impero britannico, doni insanguinati al mondo moderno, sono linee di faglia degli odierni furibondi conflitti internazionali. E chiudo con questo, nel 1937 Winston Churchill diceva dei palestinesi:
Non credo che il cane del fattore abbia diritti sulla mangiatoia, nemmeno sei lì da molto tempo. Non riconosco questo diritto. Non condivido, per esempio, l'idea che ai pelle rosse d'America o ai neri d'Australia sia stato fatto un grande torto. Non credo che si possa affermare che è stato fatto un torto a questi popoli solo perché una razza più forte, più progredita, una razza, mettiamola così, più esperta e più navigata, è arrivata e ha preso il loro posto. Allora, a parte l'atrocità di quello che veniva detto nel 1937 da Winston Churchill e che oggi si potrebbe dire, ma dobbiamo contestualizzare in quei tempi, no? Attualmente se Winston Churchill fosse qui probabilmente non direbbe queste cose, non le dice Winston Churchill, il quale però parla di non credo che il cane del fattore abbia diritti sulla mangiatoia, e nel 2023 il ministro della difesa israeliana, riportandoci indietro a storie antiche, a narrazioni antiche come quella di Winston Churchill, definisce tutti i palestinesi human animals. Volevo aggiungere due cose sui fact checking e sulla questione anche della tradizione epigenetica o sistemica del genocidio, che in questo momento viene negata dicendo che quando la narrazione cambia a seconda delle situazioni, noi ai civili vogliamo bene, paradossalmente ci sono delle. Ma sul fact-checking Biden a un certo punto dice ho visto, Netanyahu mi ha mostrato le foto, perlomeno i media riportano questa cosa, sì. Due giorni dopo messo alle strette, ma lei ha visto le foto? Ha detto no, mi ha detto che lui le ha viste. Quindi c'è una correzione del tio quando ormai nei media... Con accendere e spegnere poi i riflettori, sì, no? È quello che ancora una volta Ronda Tiroi, io amo Ronda Tiroi, veramente è un personaggio di uno spesso, dice tutto, veramente vorrei delle volte far parlare, quando qualcosa dire, far parlare lei, lo dice molto meglio, l'ha già detto. Parla di questa cosa dei media come appunto di una vacca traballante che si muove con tutte le mosche, che sta per morire, con tutte le mosche che sono i media che girano intorno, quando la vacca muore si spostano, no? Allora, il punto non è tanto dire l'atrocità è la cosa che assolutamente non è verificata, ma di renderla il più possibile visibile e poi spostarsi da un'altra parte. Con l'impago e con la Juventina abbiamo le prove che ci danno, cioè, è cosa nuova. No? Non cambia nulla, ma non cambia nulla. La cosa interessante è che una cosa che non è passata nei media, ma che indica l'intento genocida, che poi è una, come dire, come uscire da quelle... Quali linee di fuga ci sono? E credo che i palestinesi oggi, in manifestazioni non strettamente apparentemente politiche, nelle poesie delle donne che vengono fuori, portino qualcosa di inedito nel discorso sul lutto e la resistenza che include la storia. Netanyahu, due settimane dopo, una decina di giorni dopo, il 7 ottobre, fa una dichiarazione pubblica in televisione dicendo ricordiamoci di Amalek. Nessuno di noi sa cos'è Amalek. Amalek è un passaggio nel Vecchio Testamento, nel primo libro di Samuele, dove chissà chi, Yahweh, bestemmio, dice al suo popolo dovete distruggere Amalek, gli uomini, le donne, i bambini, i poppanti, gli asini e i cammelli. Quando Netanyahu dice questa cosa, dopo che il ministro della difesa aveva indicato gli animali umani, eccetera, sta invocando il genocidio in modo esplicito. Assolutamente. Questo poi è una ripetizione di qualcosa. Una delle cose più interessanti che ho sentito da una professoressa di Berkeley, di origine ebraica, è che in questo momento per l'Occidente, quello che sta accadendo a Gaza è in qualche modo come il ritratto di Dorian Gray. Dorian Gray che si mantiene in questa innocenza della gioventù, sempre bella, sempre bella, sempre bella, fino a quando vede nel ritratto tutti gli orrori che ha accumulato in questa sua apparente immunità. Sì, sì. E noi, come Occidente, siamo di fronte,
quando guardiamo gli altri al ritratto di noi. Esattamente. Ah, così. Vabbè, oppure traduco io la tua domanda. Se non vuoi spostarti, traduco. Intanto grazie per questa lezione e soprattutto per la parte sulle persone che hai conosciuto e che non ci sono più. E anche di farci capire cosa sta succedendo, cose in più, per esempio, sullo sterminio sistematico dei medici, come funziona e questi aspetti. Sulla parte più teorica, diciamo, di lettura teorica, cioè, due domande anche, essendo di donna di tutti. Sì, sì, sì. Secondo. Cioè, una è invece più politica, come si fa a paragonare l'Algeria e la decolonizzazione da uno Stato che è già... sul rave party e la demonizzazione, mi chiedo, cioè a livello psicologico, no? Visto che lì c'erano anche alcuni degli attivisti dei movimenti di coresistenza e dei movimenti dissidenti israeliani, quindi uno dice, ammazza, se l'attivista contro l'occupazione è lì, vuol dire che l'attivista israeliano ci muore lì, vuol dire che evidentemente appunto c'è un cortocircuito e cioè, mi chiedo a livello psicologico, no? È utile per noi in Italia chiederci come fa la Shurapina a vivere di fianco al CPR, come fa lo zio John, anzi Peppe, a nuotare a Lampedusa dove sono appena morti i migranti, come facciamo noi a dormire che più di 4 persone muoiono, cioè 3 persone muoiono sul lavoro tutti i giorni, escono, cioè altre produzioni di morte o le donne, insomma, costanti, no? Certo. Quindi a livello psicologico. Certo, certo. Allora, per quanto riguarda la prima, no, come facciamo a paragonare appunto, no, una storia, per esempio appunto come quella dell'Algeria, e mi sembra di aver capito le conseguenze psicologiche che questa storia può aver avuto sulle popolazioni, intendevi anche questo o semplicemente da un punto di vista storico e politico? No, più dal punto di vista teorico. Cioè, che senso ha paragonare l'Algeria? Sì, sì. Allora, sicuramente è importante, a mio avviso, riconoscere Israele come un'esperienza coloniale, come premessa. No? La prima premessa è Israele nasce non tanto come il ritorno a un luogo, a una terra appunto disabitata, oppure appunto fatta di gente non civilizzata, forse erano queste, no, la narrativa dominante è che non ci fosse nessuno, insomma, che ci fossero dei beduini transumanti e che quindi andavano nella terra. E quindi, come dire, invece dire no, non è assolutamente vero. Un popolo e forse un'entità paragonabile a uno Stato nazionale c'era, no? Il mandato britannico prima, l'impero ottomano prima, ma sempre, no? In qualche modo identificandosi in un luogo ben specifico, quello della Palestina storica, era la Palestina. La Palestina sparisce anche dall'idea e dalla dignità
di un suo statuto storico con Israele, lì non c'era niente, no? In realtà non è vero, quindi in questo senso... Questo è chiarissimo. Cioè, secondo te il colonialismo è la prima lente che mette Israele e non il sionismo come un nazionalismo? No, cioè, durante tutti i nazionalismi. Ma tutte le esperienze coloniali nascono da delle esperienze nazionaliste, immagino, che dietro c'è anche la Francia coloniale aveva un suo bel suo elemento nazionalista, no? Tant'è vero che appunto poi l'Algeria era diventata parte della Francia, no? se non sbaglio, non era un territorio coloniale, era Francia, ma perché? Perché la Francia si espandeva, quindi dietro c'è una logica nazionalista. Però perdonami, secondo me la sua così, perplessità è data dalla differenza istituzionale su diversi tipi di colonialismo. Perché giustamente, secondo me, la sua perplessità, ed è anche la mia, per considerare colonialismo tout court la situazione in Palestina, è data dal fatto che il colonialismo di cui noi abbiamo esperienza in storia moderna, è una cosa diversa. Un colonialismo dato da paesi sempre sostanzialmente europei, per i quali era ben differente la situazione, i diritti e la politica della madre patria e quelli e ciò che si verificava nelle colonie, cioè oltremare. La Francia era un'eccezione, perché per la Francia l'Algeria sì, era territorio metropolitano, ma solo l'Algeria. Nell'esperienza spagnola, nell'esperienza del Regno Unito, invece, erano altra cosa. Però... Detto questo, in Israele la situazione è ancora diversa, con nulla voler togliere alla situazione di oppressione di chi in Israele c'è. In Israele la colonia è una concezione, se vogliamo, più latina, e mi riferisco all'impero romano, cioè di cittadini che vanno in un posto e che ci siano altre persone o non ci siano, lo colonizzano. Allora, capisco l'accezione, che mi sembra un'accezione piuttosto raffinata, in cui io non mi addentro, ma che può lasciare poi spazio a qualcosa di controverso, ovvero, è vero che l'assemblea sionista non rappresentava uno stato specifico, però è anche vero di chi era fatta questa assemblea sionista, era fatta di europei, era fatta di europei che si muovevano, quindi poi tutti gli aschenaziti che andranno a finire in Palestina dicendo siamo ritornati alla nostra terra, quando poi appunto vengono smentiti storicamente, no? Voi aschenaziti siete diventati ebrei per il proselitismo della religione ebraica, vi siete convertiti all'ebraismo là da polacchi o da austriaci o da quello che eravate, no? Insomma, e quindi insomma significa che un movimento di gente europea si muove e colonizza fattualmente un territorio popolato da indigeni, no? In questo senso è esperienza coloniale. Sì, però all'interno dei confini di ciò che loro vogliono interamente loro Stato. Sì, no? Però, è diversa. Sì, di Stato concesso da un impero coloniale in ritirata europeo, quindi c'è questa doppia intersezione, popolazioni europee che colonizzano popolazioni indigene su un territorio lasciato da un potere coloniale europeo. Il concetto di colonialismo non è un concetto chiuso, lo sanno benissimo, diciamo, per esempio, i movimenti socialisti e social-marxisti tra fine 800 e 900, cioè il colonialismo si trasforma perché, siccome parte della funzione del capitalismo, prende anche le forme in relazione al tipo di capitalismo che si esprime a livello
a livello mondiale, per cui non c'è una idea di colonialismo e un modello di colonialismo per cui si risponde a quel modello lì. Cioè ci sono dei periodi storici in cui, per fare molto grossolanamente, c'è cioè il colonialismo che è fatto dai privati, privati su cui si appoggiano gli stati, no? Le compagnie, e poi dopo c'è un colonialismo che si istituzionalizza e diventa espressione dello Stato stesso, che però a sua volta, cioè ci sono tutta una serie di trasformazioni che non è che ci permettono di usare un concetto univoco e usarlo come modello prestabilito, è un concetto che si trasforma, cioè, e la forma coloniale contemporanea, a me pare, corrisponde a una serie di elementi specifici. No, nonostante poi mi renda conto che nell'analisi da voi portata è giusto dire, ma forse non è esattamente, come dire, la stessa forma coloniale. Per esempio, il colonialismo che io ritengo come tale, no, europeo ancora, del Sud America, è molto più simile a questo colonialismo sionista in Medio Oriente, cioè non c'è uno stato nazionale, c'è un'ondata di pionieri che prendono, vanno e poi si creano questi Stati Uniti d'America. È vero che prima è stata anche Inghilterra, però vabbè, tutto viene da quello, con Dati Roy dice, insomma, anche l'impero britannico è un po' la madre di tutti i mali, no? Però ecco, forse capisco cosa tu intenda, forse più simile a un'esperienza di quella che potrebbe essere stata il colonialismo di insegnamento americano nei territori indiani, no? Si va in un territorio che viene supposamente detto come libero, non c'è nessuno, ci sono appunto degli esseri non civilizzati e transumanti, e noi ce lo prendiamo e lo facciamo diventare un po'. Però è esperienza coloniale, non vedo, non so come altrimenti potresti definirla tu, no? Se non appunto andare e sostituirsi a una popolazione locale colonizzando quindi le sue terre. Questa è... No, più che altro non mi ricordavo poi la seconda domanda che mi avevi posto. Allora, sì, va bene, allora botta e risposta. No, nel senso, secondo me è molto utile, cioè, oltre al fatto che chiaramente parlare di questa cosa dal punto di vista teorico, quando c'è gente che in questo momento sta morendo sotto le bombe o meno sterminata, cioè dici, ok, chi se ne frega forse adesso di capire se è Sudafrica, se è in Algeria, se è negli Stati Uniti, il framework, il paragone, cioè non vorrei essere mal interpretata, nel senso che l'emergenza è fermare. Sì, poi forse quello che io avevo fatto è che di usare l'Algeria come termine di paragone, forse perché mi ricordava molto, sotto alcuni termini, l'esperienza di trauma collettivo che in Algeria si poteva essere vissuto e quello che la popolazione palestinese ha vissuto. Quindi, no, tant'è vero che poi ti avevo detto, ma mi stai chiedendo anche in termini psicologici, perché forse era lì che potevo rispondere un po' meglio. No, non è cioè, chiaro che non sono neanche gli Stati Uniti, per dire, per me, io il modo in cui lo capisco è, ci sono tutti gli ebrei cacciati dalla Russia, che sono brutti, cattivi, puzzano e sono come Rom, oggi gli ebrei assimilati dopo l'emancipazione, sono tutti carini in Inghilterra, in Austria, in Kosovo, che si stanno assimilando e vogliono risolvere la questione ebraica mandando quella da qualche parte, poi la Gran Bretagna ci fa il suo interesse e tutti ci fanno i propri interessi. Però non è che si può non porsi la questione di chi erano gli ebrei nella nascita di quello Stato, voglio dire, quindi, e della storia, no? E quindi vedere come si sono intrecciati gli interessi e il potere in quel nazionalismo, in quel colonialismo che oggi è, cioè, è una cosa brutale e oscena e deumanizzante.
però se no è come se mancasse un pezzo, no? se si parla della Francia, dell'Algeria, perché quelli là hanno già creato col sangue la Francia, hanno già creato col sangue tutti gli stati che si erano formati nel sangue come comunità politiche che distruggevano altre e creavano i confini in Italia. Sì, 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 no, sono d'accordo, cioè ogni esperienza deve essere poi definita, sì, sì, sono d'accordo assolutamente. Sì, 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 anche se però poi appunto gli effetti psicologici, gli effetti appunto di trasmissione epigenetica del trauma transgenerazionale, storica e coloniale, appunto un trauma specificamente coloniale, questo li può mettere insieme, no? Insomma, diversi... con chiaramente degli attributi, dei fattori storici profondamente differenti, assolutamente. Sì. Mi sembra, diciamo, sicuramente l'hai interessante proprio cioè, un conto è stato di Israele, un conto è stato di Israele, cioè sono due argomenti diversi, ma che non coincidono. Stato di Israele oggettivamente non coincide con l'Israele, perché dentro lo Stato di Israele ci stanno tutta una parte di popolazione che sono né ebrei e soprattutto non hanno a che fare con questo tipo, hanno, per esempio parlavamo prima dei palestinesi israeliani, no? Quindi c'è la composizione dello Stato che è più o meno il 20% della popolazione, sì. Che non è mica niente comunque, e poi esiste anche tutta una parte che ha anche, diciamo, altre credenze religiose, parte gli altri. Credo che sia interessante. No, ma poi l'esperienza sionista delle origini è un'esperienza prevalentemente atea. Questa cosa della ebraizzazione, intesa come appunto anche ritorno alla terra promessa, è molto più recente. I pionieri sionisti erano atei, erano di origine ebraica, ma proprio a Ben Gurion della Torah non gli poteva fregare di meno, ma come l'assemblea sionista, no? Da questo punto di vista nasce come avrebbe dovuto nascere come uno stato secolare, insomma, Israele. Poi abbiamo visto come è andata, non è attualmente, insomma, mi sembra che questa eredità del sionismo come esperienza nazionalista è superata. Ma il punto è che l'assemblea sionista pensava a uno stato ebraico, aveva un'idea nazionale alle spalle. Anare si dissocia dal sionismo proposito proprio nel momento in cui adotta lo stato-nazione, dicendo: avete adottato il modello che ha causato tutte le sofferenze del popolo. Sì, sì. Quindi c'era all'inizio un dibattito sull'idea anche di possibile alta forma di organizzazione sociale che viene totalmente sconfermata, e il rabbino Taubes, no? Che era un militante sessantottino, cerca dei testi a un certo punto di Schmitt, che è il teorico dello Stato-Nazione coloniale, e scopre che i padri fondatori di Israele, nel momento in cui cercavano di capire se fare una costituzione, che poi non hanno fatto, studiavano Schmitt. È stato un grande teorico dell'espansionismo tedesco che ha alimentato anche il nazismo. Certo. Quindi la questione dello Stato come nazionale, come intrinsecamente portato alla guerra, al colonialismo, È lì anche in tutta la pedagogia di Buber, no? L'idea di costruire appunto un'idea di ebraismo come popolo, no? E non tanto come religione, è sicuramente orientata alla costruzione di uno Stato-Nazione. No? Adesso dobbiamo in qualche modo costruire una narrazione che consenta a chiunque di identificarsi in un'idea di popolo ebraico, non di religione ebraica, e quindi un popolo ha bisogno di una terra. Mi
Bene. Grazie. Grazie a voi.